Sai i peperoni buoni, Gigi? Ammazza, meglio di questi. Fammi un po' vedere qua la cassetta là, se mi piace. Che, questi no. sono speciali. Fammi un po' vedere. Che, questi è una cosa estera. Ma mica tanto. Ammazza, sa, perché... meglio di questi. Ma va, ho paura che sto quelli a tre punte, che pizzo. No, questi sono smelati, dolci. Voi dovete stare attenta che quando piatti i peperoni non so a tre punte, perché tanto orto possono pizzicare. No, non pizzicano. Quando che uno questi, fa un piatto preparato, che pizzica, buttiamo tutto. È no, vero, no, signora? No, c'è se beve più vino. Fammi un po' vedere. Ma il vino No, sono smelati, sono dolci. Sono dolci, dolci. Ma quanto sono buoni. Te l'ho detto. È sintonico, dammi 3-4 kg, va. Che è, pia questi oggi qua. Oggi voglio fare una dicamata ai clienti miei. Vedremo tu. Adesso vi faccio vedere il piatto forte, cioè il pollo alla romana. Oh, alla romana si fa così. Questo è il pollo alla romana, è il pollo più forte che esiste a Roma. Proprio, è una cosa tradizionale, che dice, ah, che non ci porti a mangiare. Il pollo fatto con i peperoni alla romana. È speciale, mo io lo faccio ma dico, vedere. Non è mica l'unica maniera, sa, da fare il pollo quello lì. Perché? Tu già c'hai un libro qua da tanti anni, sì, che io non mi ricordo, guarda. Ecco. Sì. Qui ci sono migliaia di maniere, tra gli altri anche una magnifica maniera storica. Perché quando Napoleone, adesso non ricordo bene le date perché io sono un po' svampito, sai, io bevo molto. Quando il Napoleone, aspetta un po'. Ecco, pollo alla Marengo si chiama. Secondo la tradizione, questo pollo fu servito per la prima volta la sera del 14 giugno 1800 in un'osteria di Marengo a Napoleone Bonaparte, dopo la sua vittoriosa battaglia contro gli austriaci. Vuoi sapere come si fa? Attenta. Tagliate a pezzi il pollo, soffriggetelo con 15 grammi di olio. 50. Ah, a me non mi piace. Come non ti piace? No. Se non l'hai mai mangiato, come mai non ti piace? Non si mica vedere. A me il pollo mi piace fatto alla romana. Fatto con i peperoni. E se Napoleone veniva a Roma, Napoleone mangiava il pollo che gli facevo io, sta tranquillo. Mo te faccio vedere come lo faccio. Non sarabbi, non sarabbi. E no, che c'entra? Ma la biosimile dice il pollo alla Marenga, ma chi lo conosce sto pollo alla Marenga? Ma non mica ho offeso lei, né i polli di casa nostra. No, ma lei ha offeso Roma. Roma, Roma ma come? Si mangia così. Ma come? Ma se a Roma sono venuto da 15 anni e ci sto benissimo. No, ma Roma si mangia il pollo per carità la romana, ma che scherza, ma per carità. Ma dico, no, mi faccia nervosì, La sfonda tutto Maria Vergine. Sì, sfondo tutto, perché ma rabbio, quando mi si parla di cucina divento idrofoba. Ecco. Anella, mi fa paura con quel coltello in mano. Non fa niente, poi gli faccio vedere io come si fa il pollo. Io intanto bevo un goto di vino. Sì, beva quello che gli pare. Poi gli faccio vedere io. Allora, mi spieghi Guardi, mi spieghi bene. Lei taglia il pollo a pezzi, poi lo mette sul fuoco, ci mette sale e pepe. E dai, e questo pepe? Oh, è sempre il pepe, c'è il pepe è stato bene dappertutto. Poi lo fa bene rosolato. Benissimo. Oh, quando è bello rosolato, lei ci mette una bella schizzata di vino. Fa ritirare bel sto vino bello che proprio che viene il pollo questo croccante, mi piace, questo proprio mi piace. Dorato. Quando che il pollo è dorato, mettete giù il pomodoro. Fate cuocere bene sto pomodoro, bene. Quando è bello fitto, vi è sto pollo che è un amore proprio che è un... Io poi proprio dicono tutti che sto speciale a far pollo alla romana, è modestia a parte, è proprio così. Questo poi lo dirò io dopo. Oh, poi, siccome per aggiungere il pollo con i peperoni, io faccio tutto a parte, cioè prendo i peperoni, li faccio a pezzi, li metto dentro in una teglia, ci metto olio, cipolla, pomodoro in quella teglia e lì, in questa teglia lì. E pomodoro. Faccio cuocere tutto insieme. Ma questa qui sarebbe la peperonata allora? Questa è la peperonata, guardi, la faccio vedere bene, guardi. Io già l'ho preparata, guardi. Ah, vabbè. Oh. Poi dopo, quando il pollo è cotto, si unisce insieme ai peperoni, si cucina bene per altri 5 minuti sopra ai fornelli, bello, bello ammacanato, proprio tutto bello rosolato. In maniera ma che... quando è pronto il pollo con i peperoni, ma sentirete che è una cosa proprio straordinaria. Io mi ci incanto, sarà che la cucina ma a me senta, mi piace senta, tanto. Senta, Lella. Che dice? Ma dico, non mi interrompa quando parlo di cucina perché io divento matta. Ma dico io, lei è qui per spiegarmi, dico, se non no, mi dà... ma lei... Ma se non mi dà il diritto di fare delle domande, cosa ma facciamo? No, lei mi fa rabbia perché lei è... Padovano, di che è? Io ma perché, so. Dico, perché uno padovano non può fare una ma domanda? No, ma Roma ci piace la magliana. Ma lei in cucina?